Buon pomeriggio, audizione in videoconferenza di Claudio Galzerano, capo del Centro Europeo per la Lotta al Terrorismo, e di Alfredo Nunzi, capo del Dipartimento per gli Affari Istituzionali e Legali dell'Agenzia Europol, in collegamento dall'AIA. Comunico che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza del dottor Claudio Galzerano, capo del Centro Europeo per la Lotta al Terrorismo, e del dottor Alfredo Nunzi, capo del Dipartimento per gli Affari Istituzionali e Legali dell'Agenzia Europol. Desidero ricordare che l'audizione si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. In tale ambito, dottor Galzerano ci illustrerà le principali attività connesse al suo prestigioso incarico nell'ambito dell'Agenzia Europol, che, tengo a sottolinearlo, rappresenta un motivo di orgoglio per l'operato delle nostre forze di polizia, la cui alta professionalità e specializzazione è stata riconosciuta in questo particolare settore delle investigazioni a livello non solo nazionale, europeo, mi permetto anche di aggiungere internazionale. Il dottor Nunzi, che abbiamo avuto il piacere di avere in audizione lo scorso 30 gennaio 2020, poi personalmente la nostra bicamerale ha conosciuto anche all'AIA, ci illustrerà le novità introdotte dalla nuova bozza di regolamento Europol presentata alla Commissione il 9 dicembre scorso e le principali conseguenze in termini di cooperazione tra le forze di polizia determinate dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea con Brexit. Come d'intesa, io vi ringrazio veramente di cuore per aver aderito al nostro invito per questa audizione. Come vi anticipavo per le vie brevi, il nostro ufficio di presidenza ha approvato anche un'ulteriore missione, sarebbe la terza della nostra bicamerale Schengen Europol Immigrazione all'AIA. Torneremo presto e abbiamo, diciamo, procrastinato e rinviato una visita in presenza sul posto causa purtroppo emergenza Covid, ma torneremo assolutamente presto anche all'AIA, compatibilmente con l'emergenza e anche nonostante l'emergenza, aggiungo, perché troveremo comunque gli strumenti per poter venire anche con le precauzioni del caso in sicurezza anche in questo momento, ahimè, purtroppo di pandemia. Quindi vi ringrazio e, come d'intese intercorse, do la parola al dottor Nunzi. È un piacere rivederla, seppur in videoconferenza, dottore. Prego. Grazie Presidente, innanzitutto vorrei estendere il saluto della direttrice di Europol, la dottoressa De Boll, a lei e a tutti i componenti del suo comitato, naturalmente con l'augurio di incontrarvi al più presto qui all'AIA. Come lei ricordava, ci siamo incontrati l'ultima volta lo scorso 30 gennaio 2020 in occasione di una precedente audizione. In quell'occasione ero accompagnato dal collega che dirige il Centro per la Lotta al Crimine Organizzato, mentre oggi sono veramente lieto di essere accompagnato dal collega Galzerano, che è il nuovo capo del Dipartimento per il Centro per il Controllo del Terrorismo. Vado rapidamente ad occuparmi, a informare la Commissione sui due punti che mi sono stati richiesti di trattare. Innanzitutto, come lei ricordava, la Commissione dello scorso 9 dicembre ha presentato la novella per le modifiche al regolamento Europol. Questa iniziativa è stata propugnata per l'aggiornamento del quadro giuridico di Europol, soprattutto alla luce degli sviluppi delle attività criminali su scala europea e su scala internazionale, anche alla luce
della necessità di rafforzare le capacità analitiche e tecnologiche di Europol e produrre nuovi elementi per l'innovazione e la ricerca, nuovi mandati che sono stati assegnati all'Agenzia. Sono alcuni i punti più importanti che riguardano la riforma del regolamento. Innanzitutto, la capacità per Europol di trattare, di gestire dati di ampia e complessa natura, soprattutto la necessità di chiarire il quadro giuridico per la gestione delle informazioni fornite dalle forze di polizia degli Stati membri, anche alla luce di alcune osservazioni fatte dal Garante europeo per la protezione dei dati. Come il Comitato sa, il quadro giuridico per la protezione dei dati ad Europol è particolarmente stretto e solido, ma il Garante ha ritenuto di formulare alcune osservazioni richiedendo al legislatore di chiarire alcuni aspetti per quanto riguarda soprattutto la gestione dei cosiddetti big data. Un altro punto molto importante è il miglioramento della capacità di interagire e di scambiare informazioni con attori privati. Questo soprattutto alla luce dei fenomeni criminali che riguardano per esempio la pedopornografia online o i reati di carattere finanziario. Sempre in ambito operativo, una delle proposte della Commissione è quella di permettere a uno Stato membro di permettere ad Europol di chiedere a uno Stato membro di avviare un'attività di indagine su fenomeni criminali di interesse dell'Unione Europea, anche in assenza della cosiddetta componente transnazionale che al momento è prevista dal regolamento. Avremo bisogno di anche un quadro giuridico più chiaro per rafforzare la cooperazione con l'Ufficio del Procuratore Pubblico Europeo, cosiddetto EPPO, e con l'Ufficio per la lotta alle frodi comunitarie, l'Ufficio OLAF, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione di fenomeni come il riciclaggio di proventi illeciti, la corruzione e l'investimento di denaro di provenienza illecita. Questo sarà anche importante alla luce delle misure necessarie per la protezione dall'aggressione criminale dei fondi che la comunità metterà a disposizione nell'ambito del piano Next Generation EU, che in Italia sarà attuato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un altro punto importante riguarda quell'aspetto più generale del quadro giuridico per la protezione dei dati personali è anche quello del rafforzamento del potere di controllo parlamentare, che è responsabilità del gruppo di controllo parlamentare congiunto, che come il Comitato ben sa è composto dai membri dei parlamenti nazionali, degli Stati membri dell'Unione Europea e da membri del Parlamento europeo. Concludo facendo riferimento a altri due punti importanti della novella che riguardano la normativa per il ruolo di Europol nel campo della ricerca e dell'innovazione, per permettere a Europol di agire quale piattaforma e laboratorio per l'innovazione al servizio delle forze di polizia dell'Unione Europea, e il miglioramento del quadro giuridico relativo alle relazioni esterne, anche nella prospettiva di un rafforzamento della cooperazione con le aree che sono più vicine all'Unione Europea, in particolare i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa e dei Balcani occidentali. Questi sono soprattutto temi cruciali per il contrasto a fenomeni criminali, quale l'immigrazione clandestina e la lotta al terrorismo. Concludo notando come le proposte di riforma potranno permettere
ad Europol di attuare la propria strategia, la strategia 2020 più di cui avevo parlato al Comitato lo scorso anno, anche alla luce della nuova strategia per la sicurezza dell'Unione Europea e delle strategie settoriali per il contrasto al terrorismo presentato lo scorso anno dalla Commissione e per la prossima strategia per la lotta alla criminalità organizzata che la Commissione si appresta a introdurre nelle prossime settimane. Passo ora al tema della cooperazione con il Regno Unito. Dopo la conclusione del periodo Brexit il 31 dicembre e la conclusione dell'accordo di commercio e cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito, Europol ha avviato i negoziati per la conclusione di un accordo di cooperazione con le autorità del Regno Unito. Riteniamo plausibile la conclusione dei negoziati con la firma dell'accordo entro il mese di giugno, questo anche alla luce del fatto che la decisione di adeguatezza che la Commissione europea deve adottare riguardo al livello di protezione dei dati da parte del Regno Unito dovrà essere approvata entro lo stesso mese del giugno prossimo. Posso dire però fin da ora che nel periodo che è seguito alla conclusione, all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, abbiamo mantenuto un livello di cooperazione e di scambio di informazioni elevato con il Regno Unito e quindi dal punto di vista operativo non ci sono stati, non sono stati osservati dei cambiamenti, sicuramente non sono stati osservati cambiamenti in negativo. Concludo solo con una notazione per quanto riguarda i rapporti tra Europol e l'Italia, che sono sempre ottimi. L'Italia è uno dei partner principali dell'agenzia, è stato anche recentemente confermato e manifestato dallo scambio di visite che è avvenuto nelle scorse settimane da parte dei vertici di Europol nei confronti delle forze di polizia italiana e una visita anche da parte del vice capo della polizia, il prefetto Rizzi, lo scorso mese di febbraio qui a Europol, in occasione del gruppo di lavoro che è presieduto congiuntamente dal direttore esecutivo di Europol, la dottoressa De Bolla, e il vice capo della polizia, il prefetto Rizzi, sul tema del Covid-19. Su proposta delle autorità italiane, lo scorso mese di maggio 2020, nella primissima fase della crisi pandemica, Europol e l'Italia hanno costituito un gruppo di lavoro tra i capi delle polizie dei principali paesi dell'Unione Europea, invitando anche i capi delle polizie, della polizia del Regno Unito e della Svizzera e il segretario generale di Interpol per costituire un gruppo di lavoro che si è occupato di tutti i temi relativi ai rischi criminali e alla gestione della pandemia da parte delle forze di polizia. È un'esperienza che è stata sottolineata come di grande interesse e opportunità da parte dell'Unione Europea che ci apprestiamo a rendere pubblica nelle prossime settimane. Concludo questo riferimento ai rapporti tra Europol e l'Italia, sottolineando che circa il 10% del personale impiegato a Europol è di origine italiana, è personale italiano, e che la cooperazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia ed Europol è sempre ottima. La ringrazio, Presidente, ringrazio i componenti del Comitato per la loro attenzione, resto a vostra disposizione per eventuali domande e passo la parola al collega Calzerano. Grazie. Grazie, grazie dottor Nunzi. Abbiamo dei parlamentari qui in presenza nella nostra aula di San Macuto.
ma anche colleghi collegati in videoconferenza. La parola al dottor Galzerano, che ringrazio di cuore nuovamente per aver aderito al nostro invito. Prego, dottore. Ringrazio io a lei, onorevole Presidente, è veramente un onore, è un grandissimo piacere per me oggi tenere questa audizione davanti al suo comitato, soprattutto nella mia nuova funzione di capo del Centro Antiterrorismo Europeo di Europol, una posizione che, come lei sa, mi ha già ricordato, rivesto dallo scorso dicembre. Se guardiamo alla situazione di 5 anni fa, nel campo del contrasto al terrorismo abbiamo fatto parecchi progressi a livello di legislazione e soprattutto di strumenti dell'Unione Europea, anche se il quadro d'insieme che ne deriva è ancora piuttosto frammentato. Come lei sicuramente sa, nella mia precedente responsabilità di direttore del servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Polizia di Prevenzione, io sono sempre stato molto molto impegnato in discussioni, negli sforzi per cercare un po' di migliorare la lotta al terrorismo a livello dell'Unione Europea. E devo dire che con la costituzione qui del Centro Europeo di Contrasto al Terrorismo, che è avvenuta nel gennaio del 2016, questo è stato un vero e proprio fattore di svolta, se vogliamo, nella lotta al terrorismo a livello dell'Unione Europea. E come le dicevo, io sono veramente onorato di aver assunto questa posizione. Se la sicurezza nazionale, come ovvio, rimane una competenza stretta, degli Stati membri, Europol, attraverso il suo centro antiterrorismo, sta cercando di costruire diciamo così, un ecosistema di fiducia, per la comunità antiterrorismo in Europa. E questo ecosistema è fatto anche di una più forte partecipazione del nostro centro alle indagini antiterrorismo condotte all'interno degli Stati, ovviamente su richiesta, degli Stati membri, Stati che ormai guardano ad Europol come un partner affidabile nella funzione di supporto e come soprattutto un hub per l'analisi e lo scambio di informazioni per il contrasto del terrorismo. Non c'è dubbio che lo scambio delle informazioni sul terrorismo, può ancora migliorare, soprattutto costruendo i progressi su quelli che sono stati i risultati raggiunti, negli ultimi anni. Lo scopo principale è quello di evitare una eccessiva frammentazione del patrimonio informativo tra vari stati, tra vari enti all'interno dello stesso Stato. E come lei sa, questa è una battaglia che a livello nazionale abbiamo condotto con grande forza e anche con quella sagacia che ha portato alla costruzione del nostro Fusion Center, il Comitato di Analisi Strategica, Antiterrorismo, nell'ottica sempre di colmare i gap esistenti. Ora Europol è fortemente proteso nell'assicurare questa funzione, direi quasi di clausola di salvaguardia a livello europeo della circolazione informativa. Qualche accenno sull'evoluzione della minaccia, visto che c'è anche stato recentemente la presentazione del rapporto parlamentare dell'intelligence, della nostra intelligence, del rapporto annuale. Europol, come ovvio, è strettamente impegnata nel monitoraggio degli sviluppi della minaccia terroristica, soprattutto in questa epoca di pandemia. E in questo quadro sicuramente il terrorismo continua a costituire una delle maggiori minacce per la sicurezza degli Stati membri e dei loro cittadini. La situazione in realtà è di una qualche complessità e la pandemia ha svolto un ruolo importante nell'amplificazione di certi processi di radicalizzazione, come vedremo poi anche in seguito. La situazione è cambiata di molto dai primi anni 2000, quando ci trovavamo di fronte ad organizzazioni che erano più o meno strutturate ed avevano una capacità di incidere su diversi scenari di minaccia. Ora ci troviamo di fronte alla dissoluzione da un lato dello Stato islamico, dall'altro lato ci troviamo ad una Al-Qaeda che è ancora fortemente organizzata a livello centrale, ma con una
minore presa sui vari settori locali, e quindi quello che ne risulta è un quadro in cui c'è un po' una mescolanza, direi, di attacchi di attori solitari, di piccole cellule che possono svolgere un ruolo a livello locale, e soprattutto ci troviamo pure di fronte a qualche, diciamo così, progettualità controindicata, avremmo detto un tempo, che magari è guidata anche dall'esterno dell'Unione Europea. La minaccia jihadista non è l'unica, esiste o anche una minaccia più legata al terrorismo di matrice ideologica tradizionale, sia questo di estrema destra, che è un trend topic in diversi paesi europei, così come anche di estrema sinistra, e soprattutto questo per l'attivismo che persiste da parte di gruppi anarchici, soprattutto nella fascia mediterranea, in Italia, in Spagna e in Grecia. In realtà l'anno scorso abbiamo assistito a un minor numero di questi attacchi di matrice anarchica, ma diciamo che la fluttuazione è ancora nell'ambito, diciamo così, di quel range di tolleranza che ci consente di dire che la minaccia è ancora persistente. Ça va sans dire che Europol è costantemente impegnata nel contrasto a tutte le forme di terrorismo che si manifestano all'interno dell'Unione Europea attraverso il supporto che assicura agli Stati membri. Ecco, la funzione di supporto di Europol va sempre sottolineata, così come va sottolineata questa funzione di analisi che Europol riveste e che consente anche di stabilire un po' di collegamenti che ci stanno tra diversi settori della criminalità. Che cosa dire, ad esempio, del rapporto tra il crimine organizzato e non e il terrorismo? Noi abbiamo. Dinamiche Sì, di minaccia. Ci sentite? C'è stato per qualche secondo un calo di La rete, possiamo proseguire. Se sentiamo, può, ecco, sta per parlando. favore, dottor Galzerano, riprendere l'ultimo pensiero e proseguiamo. Grazie. Molto volentieri, onorevole. Io stavo così descrivendo un po' quello che era l'impegno di Europol nel contrasto a tutte le forme di terrorismo, comunque esse e dovunque all'interno dell'Unione Europea si manifestano, e stavo un po' cercando di chiarire quelli che erano le connessioni tra il terrorismo e, ad esempio, forme di criminalità organizzato comune che finora abbiamo registrato in maniera evidente per quello che concerne contatti estemporanei su singoli, diciamo, su singoli episodi tra attori di basso livello. Quindi in questo momento la connessione tra grandi consorterie criminali e forme di terrorismo strutturale mi sembra che non ci siano evidenze acquisite a livello del nostro centro. Così come, parlando anche di un tema al comitato particolarmente caro, che è quello della connessione tra terrorismo e immigrazione, possiamo anche dire che non abbiamo registrato una regia di organizzazioni terroristiche, una loro interazione con quei gruppi che si occupano dello spostamento di migranti in maniera legale attraverso l'Unione Europea, verso l'Unione Europea, chiedo scusa. Ma quello che abbiamo notato invece è che ci stanno persone che hanno portato a termine progettualità controindicate nel nostro continente, che hanno approfittato dei flussi migratori per infiltrarsi all'interno di quello che era lo scenario in cui si sarebbe dovuto verificare l'attentato. È successo questo, diciamo che è successo questo nel 2015, all'epoca degli attentati del 13 novembre in Francia, e anche più recentemente non posso non ricordare che l'attentatore di Nizza era approdato in maniera comunque illegale sulle coste italiane, era approdato a Lampedusa, e poi neanche un mese dopo si è spostato in Francia, dove a Nizza ha commesso un atroce attentato. Quindi noi, di fronte come Europol, di fronte a queste fenomenologie,
abbiamo in piedi una strategia piuttosto chiara e definita e non da oggi. Io ricordo al Comitato che da diverso tempo ormai gli hotspot che sono dislocati in Italia, in Grecia e a Cipro operano dei cosiddetti guest officers, cioè degli agenti ospiti di Europol per cooperare in quelli che sono i check, i controlli di secondo livello su soggetti che possono presentare diversi indicatori di sospetto, ovviamente in supporto all'attività delle diverse agenzie di polizia operanti in questi paesi. Io sottolineo sempre l'attività di supporto di Europol perché questa è la funzione nostra, è quella di fare da collante, io direi quasi da glutine nella preparazione di questa attività di protezione del nostro continente. Soprattutto i guest officers sono stati centrali nella dinamica di prevenzione di quello che poteva essere il flusso di foreign terrorist fighters che si potevano spostare verso il nostro continente. Diciamo che questa, comunque, il rientro di foreign terrorist fighters fino ad oggi, per quello che risulta all'agenzia, è avvenuto in maniera sempre piuttosto controllata attraverso gli stati membri. E che insomma, diciamo così, è una minaccia che teniamo sempre presente con la guardia particolarmente alta. Però in realtà se andiamo a guardare il profilo statistico, diciamo che fino ad ora i casi sono li definiamo sporadici. Se guardiamo un attimo più da vicino quella che è stata l'influenza della pandemia sul terrorismo, la nostra analisi è che non c'è stata una grandissima modifica nella sua manifestazione, nella manifestazione della minaccia in relazione all'interazione con la pandemia. Certo è che per il futuro noi prevediamo uno scenario che deve tenere presente due diversi fattori di incidenza. Uno, senz'altro, è quello di un aumento nelle dinamiche anche individuali di radicalizzazione, perché le organizzazioni terroristiche hanno investito moltissimo nella campagna mediatica e sono stati in grado di raggiungere, soprattutto in questa epoca di pandemia, in cui molto spesso la gente è stata costretta a casa ed è stata, diciamo così, facilitata l'accesso online, ha subito una sorta di irraggiamento da questi outlet mediatici riconducibili a formazioni terroristiche. Dall'altra parte dobbiamo considerare che diciamo così, che la recessione economica che è già in atto in relazione alla pandemia può sicuramente avere un impatto sul nostro tessuto economico-sociale che va tenuto particolarmente in considerazione. Per quello che concerne la risposta, io voglio citare qui un caso che testimonia, a mio modo di vedere, il supporto che Interpol è in condizione di dare alle singole forze di polizia. Personalmente ho richiesto al magistrato di Roma, inquirente, che ringrazio anche per la disponibilità, e alla polizia di prevenzione, alla Digos di Latina, di considerare l'eventualità di un supporto di Europol nell'arresto che c'è stato di una cittadina tunisina che si occupava di diffondere a livello nazionale non solo una grande quantità di materiale di propaganda proveniente dagli outlet jihadisti. Ecco, il supporto di Europol in questa circostanza mi è sembrato piuttosto paradigmatico della qualità del contributo che questa organizzazione è in condizione di offrire nel momento in cui gli stati membri ne richiedono il supporto, perché abbiamo avuto l'occasione non solo di trovare ulteriori connessioni della persona arrestata dalla Polizia di Stato, ma siamo soprattutto stati in grado di inserire e di chiarire quale poteva essere il ruolo nelle dinamiche complessive della diffusione della mediatica jihadista online. E peraltro gli analisti di Europol, qualora il magistrato lo dovesse ritenere, sono anche in grado di poter portare la loro testimonianza diretta davanti alla Corte.
Ho descritto questo caso perché, come dicevo al comitato, è in qualche modo esemplificativo della qualità del supporto che questa agenzia può dare. Ma voglio anche tornare un po' su un punto che è quello che aveva accennato Alfredo Nunzi poco fa, cioè quello della possibile modifica del regolamento di Europol, anche per quello che riguarda l'eventualità che l'Agenzia europea sia in condizione di inserire all'interno del sistema informativo di Schengen delle segnalazioni. Segnalazioni che ovviamente non vanno ad incidere su quella che è la sovranità nazionale, ma vanno casomai, come dire, a costituire un sistema di salvaguardia laddove gli stati o non vogliono o non siano in condizione di prendere certe iniziative. È chiaro che le regole di ingaggio vanno chiarite in maniera molto, molto chiara e nel pieno rispetto della sovranità nazionale, però è un servizio che l'agenzia potrebbe offrire e che diciamo, trova nella mia esperienza precedente la conferma di diciamo così, di una necessità quando i singoli stati non vogliono o non possono fare determinate cose. Il collega Nunzi ha anche fatto cenno al gruppo sul Covid-19 che è stato creato e che è presieduto dal direttore esecutivo Catherine De Bolle e che è co-presieduto dal nostro vice capo della polizia, direttore della polizia criminale, il prefetto Vittorio Rizzi. Ecco, il terrorismo ancora non è nel focus di questo comitato, ma noi vediamo direttamente quanto sia di beneficio avere questo dibattito all'interno delle agenzie di sicurezza europee sull'impatto che un evento così, un game changer come la pandemia, ha avuto nel nostro panorama della sicurezza. Diciamo ancora che io insisterei su un ultimo punto prima di passare alle conclusioni, un punto che secondo me è centrale, e cioè quello del fatto che la revisione del mandato di Europol testimonia come ci troviamo di fronte alle sfide nuove che l'agenzia deve affrontare, e insieme alle sfide ovviamente ci sono dei nuovi compiti. Alfredo Nunzi accennava alla cooperazione con le parti private e abbiamo capito che per il contrasto delle dinamiche individuali di radicalizzazione è di fondamentale importanza cercare di rimuovere quanto più possibile tempestivamente i contenuti jihadisti e in genere terroristici online. Per fare questo c'è bisogno di un sistema complesso, sta per essere varato ed entrare in efficacia, questo avverrà il prossimo anno, il cosiddetto Terrorist Content Online Regulation, cioè il regolamento per il contrasto dei contenuti terroristici online che prevedono, diciamo così, Europol come crocevia di uno scambio, di un'interazione virtuosa tra gli stati membri e i giganti di internet che gestiscono le piattaforme online. Ovviamente per assumere sempre più, diciamo così, questo ruolo sempre più incisivo per Europol, continuerà ad essere fondamentale il supporto dei parlamentari, il supporto dei ministri, il supporto dei commissari a livello della Commissione europea, ovviamente. Noi siamo costantemente impegnati in un'opera di rinnovamento e cercando soprattutto di affinare le nostre tecniche di intelligence investigative a supporto degli Stati membri. Per fare questo c'è bisogno dell'implementazione di un grandissimo dialogo e noi siamo, ecco, ci vogliamo ritenere i facilitatori di questo dialogo. Il nostro ruolo è questo, che diciamo così, che le problematiche della sicurezza che hanno un taglio chiaramente transnazionale come il terrorismo non rimangano confinati
in angoli specifici dei singoli stati, ma che invece ci sia una consapevolezza e soprattutto una capacità di reagire a livello dell'Unione Europea all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini. La ringrazio per l'attenzione, signor Presidente. Grazie, grazie dottor Galzerano. Io mi sento in dovere di dover trasferire ulteriormente al nostro Parlamento questa considerazione, ovvero che alle professionalità del dottor Nunzi, del nostro desk Italia, dei nostri ufficiali che lavorano della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Penitenziaria, che lavorano all'AIA, che lavorano in Europol, si aggiunge l'alta professionalità dell'ex direttore del contrasto all'estremismo esterno, al terrorismo, della Polizia di Prevenzione, il dottor Galzerano, che ora è capo dell'antiterrorismo, io riassumo così, di Europol, ed è un'eccellenza italiana, è una professionalità, un'altissima professionalità italiana, che porterà dopo aver portato dei risultati importantissimi per la sicurezza nazionale e al lavoro in Europa, e porterà insomma, la sua esperienza a beneficio di tutti gli Stati membri a livello europeo, mi permetto anche ovviamente a livello internazionale, perché è una minaccia che viene insomma, sedata, scoperta in ogni Stato europeo, poi fa bene. Insomma, porta pace, porta sicurezza, diciamo, a livello internazionale e a tutto il mondo. E io mi sento in dovere anche rispetto al ruolo che ricopro con voi, colleghi, senatori e deputati, di portare al Parlamento italiano questa notizia che già conoscevamo, ma l'amplifichiamo assolutamente volentieri in modo utile e costruttivo, vedendo nel dottor Galzerano, nel dottor Nunzi e nei nostri uomini all'AIA la nostra bandiera che lavora per la sicurezza nazionale, europea e internazionale. E noi ci siamo, dal punto di vista del Parlamento, a completa disposizione nell'aiutarvi in questa opera di Europol che, come ricorda giustamente lei, è di supporto e di analisi. E con questo supporto e analisi, ha citato prima un caso, supporto analisi portano dei risultati concreti. La sua professionalità lì ci riempie ulteriormente di orgoglio, dottor Galzerano. Veramente lascio la parola ai colleghi parlamentari. Ci sono interventi dall'aula o da remoto? Diamo prima, i senatori chiedono la precedenza per esigenze d'aula. Senatore Ivobi della Lega, prego. Grazie Presidente, io ringrazio la vostra presenza e relazione dettagliata e grazie Presidente per questa importantissima audizione, occasione utile per approfondire tra l'immigrazione clandestina e organizzazione criminale. Il vostro lavoro, devo dire, che è indispensabile per la politica, grazie alle vostre ricerche e scambio di dati costanti con l'istituzione, particolarmente quella italiana, ovviamente. Un orgoglio nazionale, devo dire, la vostra professionalità, di cui ne andiamo molto orgogliosi. Vi ringrazio. Devo ribadire che la lotta all'immigrazione clandestina è il compito sacrosanto della politica, che ha il compito stesso di garantirla, giusto per gestire la sicurezza nazionale e di conseguenza quella continentale. La lotta al terrorismo, idem, deve tenere in considerazione l'immigrazione clandestina e in particolare il tratto di essere umano, in quanto può essere uno dei canali privilegiati, ovviamente senza dimenticare i problemi della criminalità organizzata. Vedi esempio la mafia nigeriana, che ha un suo radice, impatto negativo sia nel nostro paese, anche nel nostro continente.
Detto questo, per motivo di tempo ovviamente dobbiamo rientrare in aula, dico ancora un'altra volta, vi ringrazio, grazie per la vostra professionalità, il vostro lavoro e buon lavoro. Grazie. Grazie. Ci sono altri senatori che vogliono intervenire, che per esigenze d'aula diamo la precedenza, guardo i colleghi deputati. Prego, senatore Zuliani, poi si prepara l'onorevole Galizia del Movimento 5 Stelle. Prego. Grazie Presidente, ringrazio gli illustri ospiti per la loro relazione. Ecco, molto praticamente ho ascoltato con attenzione la relazione del questore Galzerano, dirigente attualmente in Europol. E vi ringrazio per il ruolo che state rivestendo per l'Italia nell'ambito di Europol e per tutta l'Unione Europea. Ecco, per quel che riguarda la menzione al caso della strage di Nizza, a quel soggetto transitato da Lampedusa, volevo capire se in quel frangente, non ovviamente per lanciare accuse, se già era stata prestata un'attenzione particolare su questo soggetto e ci fossero notizie della pericolosità di costui, ecco, per capire se comunque poi una volta arrivato in quel di Nizza già era l'attenzione delle autorità nazionali locali, ecco. E poi visto che si è parlato del numero di soggetti legati al terrorismo, durante il periodo della pandemia c'è stato dai vostri dati statistici un aumento o una diminuzione dei soggetti che da altri paesi sono arrivati in Europa soggetti pericolosi dal punto di vista terroristico, quindi se c'è stato un aumento o una diminuzione. E una curiosità mia, anche interessante da sapere per i membri di questo comitato, come operativamente Europol e le forze di polizia dei singoli paesi lavorino su quegli sconosciuti, ad esempio, che arrivino con gli sbarchi. Se uno sconosciuto a livello anagrafico viene interrogato presso gli hotspot, come ci avete detto, quelli di Italia, Grecia e Cipro, com'è possibile risalire a un suo eventuale collegamento con alcune organizzazioni terroristiche? E poi, a seguito sempre della relazione del dottor Galzerano, interessante la sua disquisizione sul fatto che in questo periodo, a causa della pandemia, i soggetti sono rimasti più presso i loro domicili e le loro abitazioni e quindi c'è stato un aumento di esposizione da parte di coloro che seguono i social piuttosto che siti internet particolari, visto che c'è stato l'aumento appunto di esposizione anche da parte di irradiazioni terroristiche. Come pensa Europol con le forze di polizia nazionali di contrastare, visto questo proselitismo, un eventuale aumento di potenziali terroristi che potessero entrare in Europa? Ci sarà un aumento delle forze di polizia, un aumento delle indagini? Grazie. Grazie, grazie al senatore Zuliani. Onorevole Francesca Galizia. Mi sente? Che è in collegamento? Mi sente? Sì, se può, se ha possibilità. Sì, mi sente benissimo. Scusate, io non metto il video perché c'è un problema con di connessione. Spero che adesso migliori. Ok, se perché era preferibile anche il collegamento allora, video, però se restiamo così, se sì, ci provo. C'è un problema in connessione, prego. Ok, se mi sentite bene io proseguo. Datemi un ok, Presidente, per cortesia.
Benissimo. Allora, dunque, io vorrei sollevare la tematica sugli aspetti importanti legati all'emergenza Covid. Noi abbiamo udito, ma cioè, ha fatto anche diverse uscite pubbliche, Cafiero De Raho, sulla questione della mafia che sta crescendo in maniera esponenziale in questo momento storico in cui il Covid ha preso il sopravvento e in cui ovviamente la mafia diciamo, si sta radicando sempre più forte sui nostri territori, perché diventa un canale che va a sovvenzionare tutte quelle attività che oggi vivono in un momento di grande difficoltà. Ora, la mia domanda è legata al fatto che la mafia, come sappiamo, ormai è diventato un fenomeno internazionale e so che voi di Europol siete molto attivi anche su questo aspetto. Ora, tuttavia, permane una grossa difficoltà legata a quella che è la frammentazione delle norme a livello europeo e quindi, e tra l'altro, anche la mancata previsione negli ordinamenti dell'estero di quello che è il ruolo di associazione di tipo mafioso, come noi lo riconosciamo in Italia. Questo per voi rappresenta un grave ostacolo. Cosa può fare il legislatore per venirvi incontro nel contrasto alla mafia, che, come abbiamo detto, non è più solo un fenomeno tutto italiano, ma è un fenomeno ormai a livello internazionale. Quindi non solo reati di tipo mafioso e di mafia italiana, ma anche noi come Comitato Schengen ci siamo occupati di mafia nigeriana, ma di mafia ormai ce ne sono tante. Io parlerei appunto come ho detto all'inizio, di una vera e propria mafia internazionale. Quindi cosa possiamo fare noi come legislatori per venirvi incontro? La seconda questione, che potrebbe anche essere legata ai temi legati appunto alla mafia e alla criminalità, è la questione dei vaccini. So che come Europol vi state interessando ad una questione molto delicata come le dosi vendute nel mercato nero, a prezzi anche superiori rispetto a quelli concordati dall'Unione Europea. Si è parlato anche di dosi di vaccino false che circolano nel mercato e quindi volevo chiedervi se su questo tema di questo tema vi siete occupati e che cosa oggettivamente state facendo per questo tipo di reato che è gravissimo perché ovviamente, come potete immaginare, si parla di vita di persone in un momento tragico quale quello che stiamo vivendo di una pandemia. La terza domanda è l'ultima. È legata alla rotta balcanica che, come avete visto, in questo periodo ha assunto, diciamo, un po', un ruolo centrale anche, mediatico, perché si parla spesso di terroristi provenienti, e questo lo intreccio anche al tema del terrorismo e della criminalità, perché si parla spesso di arrivi provenienti da Lampedusa come soggetti, pericolosi e che, diciamo, hanno compiuto azioni terroristiche sul nostro territorio, ma il mio timore è che anche da quella rotta, diciamo, poco controllata o controllata male, o su cui comunque ci sono troppi aspetti oscuri, ecco, possa essere un'ulteriore rotta per il terrorismo. So che, insomma, Frontex ha diciamo, un ruolo, di frontiera proprio su quella zona lì, però ovviamente Europol è un'altra cosa. Volevo chiedervi comunque, se insomma, siete coordinati su quel territorio e se ci state lavorando e se avete qualche informazione in più da darci. Grazie. Grazie all'onorevole Galizia. Se non ci sono altri interventi dei colleghi, lascio la parola al dottor Nunzi e dottor Galzerano. Prego. Grazie Presidente, grazie ai senatori e all'onorevole Galizia per le loro domande. Se siete d'accordo, il collega Galzerano si occuperà delle questioni poste dal senatore Zuliani. Io risponderò o cercherò di rispondere alle sollecitazioni dell'onorevole Galizia. Vorrei iniziare innanzitutto ringraziando il senatore Iwobi, non so se ancora collegato per le sue parole molto cordiali che aveva già espresso durante la scorsa audizione. Posso rassicurarlo che anche per noi è motivo di orgoglio rappresentare l'Italia ad Europol e cerchiamo di, perlomeno parlando per me stesso, facciamo del nostro meglio per rappresentare la professionalità e la conoscenza italiana nel settore della lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e alle altre forme di criminalità.
L'onorevole Galizia ha sollevato tre temi. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il primo punto riguardante lo sfruttamento delle opportunità da parte delle organizzazioni criminali, delle organizzazioni mafiose, della pandemia, ha rammentato un intervento del procuratore Cafiero De Raho. Come ho detto durante la presentazione, proprio su iniziativa delle autorità italiane, della Polizia di Stato, in particolare Europol, già lo scorso mese di maggio, quindi pochissimo tempo dopo l'esplosione della pandemia, ha istituito un gruppo di lavoro che si occupa in particolare dei rischi criminali legati alla pandemia. È una prosecuzione a livello europeo e internazionale, dato il coinvolgimento anche del Regno Unito, della Svizzera e di Interpol, del lavoro fatto a livello nazionale dall'osservatorio costituito su impulso del ministro dell'Interno Lamorgese e del capo della polizia o dell'ex capo della polizia Gabrielli, che è osservatore presieduto dal prefetto Rizzi. Nelle quattro riunioni che si sono tenute tra giugno dello scorso anno e il febbraio del 2021, il tema delle infiltrazioni o dei rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare nell'economia legale, è sempre stato all'attenzione sull'agenda del gruppo di lavoro. Europol, in parallelo al dibattito all'interno del gruppo di lavoro, ha prodotto numerosi rapporti di analisi strategica, ma anche di contributi a operazioni di polizia durante tutto il periodo della pandemia, anche trattando i temi delle infiltrazioni criminali nei settori più interessati dalla pandemia. Quindi abbiamo visto e condotto sulla scorta dell'esperienza dell'iniziativa italiana anche a livello europeo l'approfondimento sul tema dei possibili rischi criminali legati al Covid-19. Anticipo uno sviluppo di natura strategica ma anche politica, che a seguito della presentazione lo scorso 22 febbraio da parte del prefetto Rizzi e di uno dei vice direttori di Europol al comitato per il gruppo di lavoro sul law enforcement, sulle forze di polizia del Consiglio europeo, abbiamo messo in comune l'esperienza del gruppo di lavoro Covid-19 con tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e la presidenza di turno, la presidenza portoghese, ha ritenuto interessante avviare l'iniziativa per la preparazione di conclusioni da parte del Consiglio, quindi nel corso della propria presidenza, presumibilmente entro il mese di giugno. Ci aspettiamo anche un'iniziativa di natura politica a livello di Consiglio dei Ministri di Giustizia e Affari Interni come derivazione del lavoro e del dibattito alimentato dal gruppo di lavoro Covid-19 presieduto da Europol e dall'Italia. Un altro punto sollevato dall'onorevole Galizia riguarda il tema della mancata previsione legislativa o descrizione del fenomeno della criminalità organizzata a livello comunitario. Dunque, qui dobbiamo definire i due aspetti: l'aspetto normativo vero e proprio, sicuramente anche noi come operatori, soggetti alla decisione politica, ma anche alla individuale normativa nazionale, anche noi come Europol ravvisiamo la necessità e riteniamo sia arrivato il momento di discutere a livello comunitario
di una normativa specifica per la clausura criminalità organizzata, di una definizione chiara e precisa del concetto di criminalità organizzata e di associazione criminale e, come ho accennato precedentemente, stiamo fornendo alla Commissione europea il nostro parere professionale di operatori delle forze di polizia per la preparazione di della nuova strategia per la criminalità organizzata che dovrebbe anche riguardare la proposta per una normativa comunitaria in tema di definizione di criminalità organizzata. Siamo fermi per quanto riguarda la cooperazione internazionale alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2000, mentre in ambito comunitario c'è stata una decisione che risale al 2008, quindi riteniamo sia arrivato il momento, anche perché tra il 2008 e oggi sono proliferate agenzie, non solo è cresciuto il ruolo di Europol, ma sono state anche istituite e rafforzate agenzie come Eurojust, come l'Ufficio del Procuratore Pubblico Europeo, di recente istituzione. Quindi ci troviamo in un ecosistema di agenzie e di istituzioni che si occupano di contrasto, che si occupano a vario titolo di contrasto alla criminalità organizzata, in assenza di una normativa o quantomeno di un linguaggio comune, comunitario in materia di criminalità organizzata. Per quanto riguarda il tema dei vaccini, sempre nell'ambito del gruppo di lavoro del Covid-19, nell'ultima riunione dello scorso 15 febbraio, è stato anche accennato ai rischi che la catena di distribuzione dei vaccini corre, sia per quanto riguarda la creazione di mercati paralleli o di mercati alternativi, illegali, sia per quanto riguarda la possibile falsificazione o attività fraudolente contro i vaccini. Naturalmente, essendo il vaccino disponibile solamente da poche settimane, anche i fenomeni criminali o i rischi criminali sono ad uno stadio primordiale. Nell'ambito del gruppo di lavoro, uno degli stati che partecipa ha messo in comune la propria esperienza con un primo tentativo di diffusione di un vaccino falso, quindi naturalmente vediamo che con la creazione di un mercato legale si sviluppa immediatamente l'appetito e l'opportunità per mercati illegali o per mercati criminali. Naturalmente Europol è già al lavoro e a disposizione degli Stati membri per fornire il nostro supporto di conoscenza e di scambio di informazioni anche per la protezione della distribuzione dei vaccini tanto all'interno dell'Unione Europea quanto negli altri. Concludo con l'ultimo punto sollevato dall'onorevole Galizia. Credo avessimo parlato anche lo scorso anno il ruolo di Europol nella cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali. Europol ha una presenza specifica in Albania con il nostro ufficiale di collegamento, ma soprattutto è un attore primario di tutte le iniziative. Il tema della sicurezza e della cooperazione di polizia che l'Unione Europea porta avanti nei paesi dei Balcani occidentali, che sono insieme ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, fanno parte del nostro scenario principale di cooperazione internazionale. Partecipano, abbiamo concluso accordi di cooperazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali. Abbiamo una cooperazione operativa con tutti i paesi dei Balcani occidentali. Cito a memoria il più recente caso che ha riguardato la cooperazione tra le forze di polizia, in particolare la Polizia di Stato italiana e la Polizia albanese, una grande operazione condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Firenze, l'operazione Los Blancos, che è stata sia conclusa
con una grande attività, con numerosi arresti lo scorso mese di settembre, è stato uno dei tanti esempi di cooperazione in cui Europol, insieme ad Eurojust e appunto per quanto riguarda l'Italia, le forze di polizia italiane e le forze di polizia degli stati dei Balcani occidentali, in questo caso l'Albania, ha dimostrato la propria efficacia e la propria operatività. E lascio ora la parola a Claudio Galzerano per affrontare i temi sollevati dal senatore Zuliani. Grazie mille. Signor Presidente, senatore Zuliani, per quello che concerne l'attentatore di Nizza, la richiesta era di sapere se ci fossero delle segnalazioni pregresse circa la sua rilevanza sotto aspetti di sicurezza. In realtà ad Europol gli stati membri, le forze di polizia e gli stati membri non hanno segnalato una sua pregressa militanza in milieu jihadista. Resta ancora, secondo me, dello spazio su cui indagare intorno a questa circostanza. Europol è sempre pronto a fornire il proprio contributo di analisi dello sviluppo di queste indagini. Per quello che concerne gli accertamenti che si conducono all'interno degli hotspot dove è presente il guest officer di Europol, allora parliamo di controlli secondari di sicurezza. Controlli secondari vuol dire che c'è un primo screening che viene fatto sulla generalità di coloro che fanno ingresso in questi centri e sulla base di indicatori che sono stati disciplinati e che sono in possesso delle forze di polizia, vengono enucleati quei casi che possono rappresentare, a giudizio di chi effettua il primo screening, la necessità di un controllo più approfondito. E come avviene questo controllo più approfondito? Ovviamente sono controlli che vanno ad incrociare diversi tipi di banche dati che non sono solo quelle nazionali, non sono solo quelle condivise a livello europeo, come quella del sistema informativo Schengen di seconda generazione, attraverso le sue diverse articolazioni, soprattutto quegli articoli contenuti all'interno dello schedario Schengen, che evidenziano le persone, ad esempio, che siano già state allontanate dal territorio europeo e che quindi abbiano il divieto di reingresso, ma anche evidenziano le persone che siano state segnalate dagli stati membri per motivi di sicurezza. E questo sia in ragione di indagini che possono essere state condotte dalla polizia giudiziaria, sia su richiesta dei servizi di intelligence. Questa è una tipologia di controllo. Accanto a questi c'è un cross-check, cioè un controllo incrociato con quelli che sono gli analysis project gestiti da Europol. Ecco, fate conto che ci sono degli enormi contenitori tematici che sono implementati dagli stati membri, all'interno dei quali avviene un aggiornamento continuo, e sono, diciamo, dati che possono essere incrociati con tutti con gli altri dati già in possesso delle polizie nazionali, proprio in virtù della presenza sul posto dei nostri guest officer, che assicurano un'attività, diciamo così, di collegamento operativo e funzionale rispetto a quella che è la capacità di Europol di conoscere in relazione alle informazioni che gli stati membri hanno fornito. È di tutta evidenza che questo sistema sarà più performante in ragione della qualità e delle quantità che gli stati, delle informazioni che gli stati membri intendono conferire ad Europol. Ecco che qui si crea un'interazione virtuosa. Parliamo di fluidità della circolazione informativa. Questo è un momento cruciale, effettivamente è un punto chiave. Se più gli stati membri sono consapevoli del valore aggiunto che apportano non alle singole indagini, non alla singola prospettiva investigativa che in quel momento viene implementata dalla particolare agenzia, ma se hanno presente il quadro più complessivo, ecco che un dato trovato all'interno di un telefono, un incrocio con una presenza oppure anche con delle, diciamo così, delle
delle tracce biometriche, perché anche di questo si occupa lo schedario Schengen, vanno ad integrare un quadro d'insieme che fa sì che la prevenzione funzioni. La prevenzione purtroppo non è monotematica, la prevenzione non vive di momenti spot, la prevenzione è un sistema talmente complesso che però si fonda su un denominatore comune, che è quello della buona volontà di tutti quelli che partecipano a questa attività. Più è grande e più è importante la qualità dei contributi che viene conferita a questo sistema di salvaguardia complessivo costituito da Europol, migliore sarà la risposta che viene data a livello locale laddove si crea il singolo problema. Il senatore Zuliani ha anche ricordato, aveva delle curiosità intorno alle tematiche, all'incrocio tra immigrazione e possibilità di esposizione online e comunque, diciamo così, una maggiore pericolosità in relazione alla pandemia. Europol in questo svolge un ruolo ben preciso al quale prima ho accennato. La radicalizzazione online viene, diciamo così, moltiplicata dalla varietà di contenuti che ci si trovano. Meno contenuti rendiamo disponibili alle persone che sono interessate e esposte a questa problematica e più rilevante sarà la percentuale di successo nel disinnescare sul nascere i processi di radicalizzazione. È questo di cui si occupa il nostro Internet Referral Unit. Noi abbiamo un'unità all'interno del centro antiterrorismo che dirigo che si occupa esattamente di questo, dell'individuazione e dei referral, cioè del riferimento alle piattaforme online che gestiscono i servizi di accesso ad internet per la rimozione di contenuti terroristici. Questa è una funzione vitale. E a livello nazionale tutte le forze di polizia, in particolare per legge il servizio di polizia postale e telecomunicazioni, costituisce il punto di riferimento in Italia per questa attività coordinata a livello europeo dall'Internet Referral Unit. Mi piace ricordare questa unità perché, io ripeto, con l'introduzione del regolamento sulla rimozione dei contenuti terroristici su internet, Europol e la EUIRU, cioè l'Internet Referral Unit europeo, diventa uno snodo cruciale per l'acquisizione delle segnalazioni di rimozione e la relazione, la connessione con i provider di servizi online. Su quanto in effetti la complessità del fenomeno migratorio durante la pandemia possa aver inciso, diciamo così, in queste fenomenologie non sono in condizioni di fare riferimento a dei dati concreti. In realtà, per quello che si percepisce, perché si percepisce da qui, è ovvio che la pandemia ha di molto, ma di molto aumentato quella che è la possibilità di accesso a determinati contenuti. Per quello che concerne l'attività di rimozione, anche questa è aumentata significativamente nel corso dell'anno. Significa che stiamo andando nella direzione giusta e anche il colegislatore europeo fortunatamente sta facendo la sua parte e di questo è molto soddisfatto. Grazie, grazie dottor Garzerano. Se siete disponibili, io ho un'ultima domanda relativa ai guest office, alla presenza, ne ha parlato dottor Garzerano, ma anche il dottor Nunzi, relativa alla presenza dei vostri agenti, degli agenti di Europol negli Stati membri. Nell'ambito delle missioni che abbiamo avuto del nostro comitato, siamo stati in Sicilia, penso a Pozzallo, penso all'isola di Lampedusa, abbiamo avuto modo, quando si poteva, abbiamo avuto modo di stringere la mano agli agenti condivisa con Pettorina e Europol, che lì negli hotspot lavorano e portano il contributo di supporto e analisi dell'agenzia appunto negli Stati membri. La domanda che volevo farle, magari poi ci si può eventualmente riaggiornare in una futura successiva audizione, in un futuro successivo incontro, rispetto al nostro paese, all'Italia, dove sono presenti i guest office di Europol, e una cosa che ho notato in Sardegna, che come sapete vive una problematica legata all'immigrazione che riguarda la rotta
la rotta algerina, in Sardegna c'è anche un CPR a Macomer che ospita anche detenuti legati al terrorismo islamico per un successivo rimpatrio. Ci sono delle situazioni preoccupanti che riguardano il centro di Monastir e abbiamo avuto modo di visitarlo con la bicamerale Schengen, ma anche personalmente lì non ho incontrato agenti Europol e credo che lì in Sardegna, proprio in Sardegna, non ci sia un guest office, e nel caso credo, vi chiedo di delucidazione, di fare una valutazione, e penso che possa essere utile una presenza di guest office anche in Sardegna, se non ci fosse. Quindi questa è la mia domanda. Poi non abuso più del vostro prezioso tempo e vi saluto anche a nome dei colleghi deputati e senatori. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda, anche perché mi consente di evidenziare quello che è anche il ruolo di Europol. Allora, bisogna fare una distinzione fondamentale tra hotspot e centri di permanenza per il rimpatrio, perché la presenza di Europol in questa fase qui è assicurata negli hotspot su richiesta dello Stato membro. Cioè, questa è la regola d'ingaggio, è questa qui. E ovviamente gli hotspot che sono interessati sono quelli di Taranto, quelli di Pozzallo, insomma quelli dell'Italia meridionale dove sono collocati i quattro hotspot nazionali. Per quello che concerne l'eventuale estensione nei centri di permanenza, questa è una questione, insomma, che richiederebbe un approfondimento e un focus specifico, e per il momento ci concentriamo su quello che è il concetto di hotspot, con questa catena di connessione con le autorità richiedenti. Sicuramente si possono avere anche altre regole di ingaggio. Per il momento il quadro che abilita l'intervento di Europol, che è una vera e propria forma di, come dire, di contratto di assistenza, perché ci sono dei terms of reference di questa interazione, è regolata in questo modo qua. Se, grazie. Per completare, Presidente, il quadro, al momento abbiamo, lei chiedeva quanti e dove in particolare, al momento abbiamo circa 20 guest officer che sono presenti in Italia, nei punti della task force regionale che è a Catania e che copre altre zone, Pozzallo, Ragusa, Siracusa ed Augusta. Abbiamo personale di un team che copre Trapani, Palermo, e sempre in Sicilia abbiamo personale che copre Agrigento e Lampedusa, mentre sul continente abbiamo personale a Taro. Come diceva Claudio Galzerano, la presenza di personale Europol è soggetta all'accordo con gli Stati membri che lo richiedono, e al momento quindi non è stato ancora discusso con le autorità italiane, in particolare la presenza in Sardegna. Spero di aver soddisfatto anche dal punto di vista della logistica della presenza fisica sul territorio da parte del personale. È coerente con la presenza dei nostri rappresentanti negli ultimi quasi 5 anni ormai. Credo siamo presenti dal 2016 nei vari hotspot italiani, oltre che in quelli di alcuni altri paesi, in Grecia. Se non ci sono altre richieste, poiché ho la parola, ne approfitto per ringraziarla nuovamente per l'invito, insieme a lei tutti i senatori e i deputati per la vostra attenzione. Naturalmente restiamo a disposizione per fornirvi
ulteriori chiarimenti o risposte a vostre domande e ci auguriamo di vedervi presto qui in sede. Grazie, grazie, vi ringrazio. Molto brevemente volevo anticiparmi che mi farò promotore attraverso i canali istituzionali per una richiesta, una richiesta di valutazione rispetto alla presenza di un vostro guest office anche sull'isola di Sardegna, date le condizioni particolari di flussi provenienti dall'Algeria e non solo, anche delle condizioni particolari insomma, che si sono sviluppate nel centro d'accoglienza, in particolare in Monastir. Mi duole anche ricordare al Comitato quanto è avvenuto l'altra notte. Stati degli episodi gravi di violenza che hanno visto anche un migrante che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Quindi ci sono delle condizioni molto particolari, anche lì per vie istituzionali, ufficiali, vi richiederò una valutazione rispetto alla presenza gradita della vostra professionalità, di un guest office sull'isola. Per il resto rinnovo assolutamente i ringraziamenti, ci aggiorniamo ovviamente per le vie brevi, per organizzare un ulteriore momento di confronto e spero al più presto un'ulteriore visita presso all'AIA e chiaramente siete sempre benvenuti anche qui a Roma, a Palazzo San Macuto, dai nostri colleghi senatori e deputati nell'ambito della nostra commissione. Vi aspettiamo sempre a braccia aperte. Grazie, è sempre un'emozione parlare con voi. Siete la nostra bandiera in Europa e non sentitevi mai soli. Noi ci siamo e in qualsiasi momento siamo a vostra disposizione. Grazie ancora. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci, A presto. l'audizione è conclusa. Grazie. Grazie.